Una delegazione di lavoratori della Treofan ha incontrato il governatore della Campania Vincenzo De Luca pochi minuti prima dell'apertura della nuova sede INPS di Battipaglia. Gli operai hanno segnalato le problematiche sopraggiunte dopo l'acquisizione da parte di una multinazionale indiana che potrebbe rivedere completamente i piani occupazionali e mettere a rischio il posto di oltre 70 lavoratori. Una situazione che domani vivrà il soggiorno di passione al Ministero dello Sviluppo Economico, dove è stata fissata una riunione ad hoc fra tutti gli attori interessati per cercare di dirimere la questione. Noi abbiamo su Battipaglia un accordo di sviluppo sottoscritto con la possibilità di ampliare e di investire. Non si capisce se vogliono prendere il finanziamento e poi dirottare le linee per prendere il finanziamento, se manteniamo l'occupazione qua. Attenzione, bellissimo. Anzi, la invitiamo a venire, è qui vicino. Dov'è l'appuntamento lunedì? Domani al MISE. Ministero del Lavoro. Abbiamo MISE numero 9. Vabbè. Presidente, abbiamo bisogno del suo supporto, è tutto messo in discussione in maniera illogica. Vabbè. Siamo lontano da ogni logica umana. Assessore, agli occhiali, veramente, cioè, è una realtà locale interessantissima, si chiude sempre in attivo, cioè non si capisce. Andrea viene pure lui. Dopo dai, ci aggiorniamo dopo questo incontro al Ministero del Lavoro. Tutto il Consiglio di Amministrazione di Treofan Italy ha rassegnato le dimissioni, quindi significa che ci sono disposizioni dall'altro rispetto alle quali la Treofan Italy non può accettare e che noi ad oggi non conosciamo, quindi non sappiamo, siamo nell'incertezza totale di fronte alle realtà produttive sul territorio. È una manovra finanziaria tipica, Presidente. Una esclusivamente finanziaria, con pregiudizio economico a danno, con i fondi pubblici si stanno cercando di acquisire fette di mercato e pregiudicare altre realtà produttive. Presidente, io le invito a fare attenzione su queste cose. Non neanche un euro se non rimangono qua, per quello che riguarda la regione diventa vincolante, siccome l'accordo di programma c'è un cofinanziamento della regione. La Treofan, e quindi vedremo di seguire per quanto è nelle nostre possibilità questa crisi aziendale per impedire la chiusura dell'azienda.